Sergio Sabatini, Fisascat CISL, oggi per un'altra vertenza che riguarda il commercio, riguarda le lavoratrici di Combibel. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione è quella che Combibel si deve prendere una responsabilità, la responsabilità di ricollocare non a distanze abissali i lavoratori e le lavoratrici, ma deve prendersi un atto di responsabilità nel ricollocarli nei posti più vicini possibile e comunque di riconoscere anche economicamente, se ci sono le condizioni, una buona uscita o un paracadute importante, perché parliamo di donne giovani, di donne che sono lontane dal ciclo della pensione e purtroppo, visto la difficoltà del territorio di Terni, sono lontane anche dal ciclo produttivo, perché la disoccupazione possiamo dire che è donna in questa città. Quindi chiediamo un'assunzione di responsabilità, perché sono donne che hanno dato tanto al punto vendita di Combibel di Terni, molte lavoratrici e lavoratori hanno, diciamo così, per lavorare il sabato, la domenica e fare turni massacranti, hanno anche abbandonato i loro figli, si sono trovati, come qualcuno racconta, con i figli grandi, diciamo, l'hanno lasciati carro piccoli, ora sono grandi. Quindi Combibel si deve assumere un atto di responsabilità, il territorio di Terni, la politica si deve assumere un atto di responsabilità, perché sono 8 lavoratrici, ma sono 8 lavoratrici che ad oggi perdono il posto di lavoro. Nessun lavoratore deve rimanere a piedi, ogni lavoratore deve essere preso in considerazione come persona e per l'impegno e per i sacrifici che ha fatto. Quindi chiediamo, ripeto, un senso di responsabilità sia all'azienda sia alle parti politiche. Anche noi come organizzazioni sindacali dobbiamo dare e metterci del nostro, e lo faremo, perché queste lavoratrici non saranno abbandonate da noi.